Giornata della salute della donna, Mattarella. Restano le differenze di genere nelle sperimentazioni. Paxlovid in farmacia, Gallina Toschi. Prossimità giocherà un ruolo importante a favore del cittadino. Diritti del malato, ancora poca partecipazione dei cittadini. I dati della rete europea di cittadinanza attiva. La sanità tra ospedale e territorio. Tour in 12 tappe di Federfarma Lombardia. Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata della Salute della Donna, ha ricordato quanto la pandemia abbia impegnato il Sistema Sanitario Nazionale e quanto la prevenzione spesso sia stata difficile da attuare, a pagarne le spese soprattutto le donne. Mattarella ha infatti sottolineato come anche nella tutela della salute si sono manifestate differenze di genere. Ecco perché sono di straordinaria importanza iniziative come il piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere sul territorio nazionale, adottato dal Ministero della Salute per la tutela di un bene dell'intera collettività. Anche in Emilia-Romagna le farmacie potranno distribuire il farmaco antivirale anti-Covid Paxlovid, su ricetta del medico di base, farmaco che finora poteva essere distribuito solo dalle farmacie ospedaliere dietro prescrizioni di specialisti. Grazie al protocollo di intesa nazionale firmato in questi giorni e valido fino al 31 dicembre tra Ministero della Salute, AIFA, Federfarma, Assofarm Farmacie Unite, Federfarma Servizi e ADF. Sono certo che la prossimità giocherà anche in questo caso un ruolo importante a favore del cittadino, ha commentato il presidente di Federfarma Emilia-Romagna, Achille Gallina Toschi. Cittadini assenti dalla definizione delle priorità delle procedure di attuazione del PNRR. A rilevarlo è stata la Rete Europea di Cittadinanza Attiva grazie ad un sondaggio che ha visto interpellate 38 associazioni di pazienti di tutela dei diritti in 18 paesi. La maggioranza ha risposto di non essere affatto coinvolta, il 35%, o di non essere stata informata di questi processi, il 22%, mentre il 35% ha risposto positivamente. La rilevanza che il PNRR assume per l'Italia sotto gli occhi di tutti. Siamo il paese che ha ricevuto più fondi e che più degli altri ha deciso di destinarli a politiche diverse e trasversali, dalla transizione digitale a quella ambientale, dal sociale alla salute. Ma a fronte di ciò il livello di partecipazione dei cittadini e delle comunità allo stesso risulta deficitaria, ha denunciato Annalisa Mandorino, segretario generale di Cittadinanza Attiva, invitando infine alla possibilità di un maggiore coinvolgimento. Salute, un bene del territorio, i presidi territoriali e il futuro della sanità. È il roadshow promosso da Federfarma Lombardia con il supporto organizzativo di In Rete per raccontare la recente riforma sanitaria lombarda. L'iniziativa a cui la presidente di Federfarma Lombardia, Anna Rosa Racca, tiene molto, partirà da Lodi, città simbolo dell'inizio della pandemia, e attraverso 12 tappe spiegherà ai cittadini il nuovo assetto previsto dalla legge regionale 22/2021. Dopo Lodi, il roadshow proseguirà con le tappe di Brescia, Cremona, Pavia, Lecco, Monza, Bergamo, Como, Sondrio, Mantova, Varese e Milano. Questa è la nostra ultima notizia per oggi. Federfarma Channel vi dà appuntamento alla prossima edizione del telegiornale.